caro Gesù bambino. Di solito, nel periodo delle festività natalizie, dopo aver vissuto il Natale in fraternità, colgo l'occasione per passare qualche giorno nel mio paese natio, per ritrovarmi con la famiglia di origine e per salutare qualche amico. In quei giorni, però, approfitto sempre per passare un po' di tempo in un luogo a me molto caro, l'oratorio dove sono cresciuto, dove è fiorita la mia vocazione di frate minore cappuccino. Non smetterò mai, caro Gesù, di ringraziarti per aver avuto la possibilità di vivere la mia adolescenza in oratorio. L'oratorio è un grembo in cui tutta la comunità, gli educatori e i ragazzi stessi si generano alla vita. È un luogo privilegiato dove le nuove generazioni possono essere educate nelle proprie qualità spirituali e creative, in cui si favorisce l'iniziazione all'amore della famiglia e della comunità. Una casa dove i giovani possono entrare nella cura delle proprie e altrui vulnerabilità e ferite. È il trampolino di lancio per tuffarsi nella meravigliosa vita dei figli di Dio. Eh sì, caro Gesù, per me è iniziato tutto lì, tra i momenti di gioco, tra gli amici, nella maturazione affettiva e relazionale, attraverso la preghiera comunitaria e nel servizio agli ammalati e ai poveri. È lì che ho sperimentato che l'oratorio è un luogo benedetto. Caro Gesù, oggi ti affidiamo tutti gli educatori. Vieni e suscita nei cuori di altri tuoi figli e figlie il desiderio di donarsi nell'accompagnamento delle nuove generazioni. Dona agli educatori la pazienza e la perseveranza per l'accoglienza dei ragazzi, di tutti i ragazzi, in particolar modo di quelli che vivono fragilità e fatiche. Non far mancare, caro Gesù, a tutti gli educatori il coraggio e la sapienza evangelica per l'arduo compito di far fiorire i talenti e i doni che tu hai seminato nel cuore di tutti i giovani. Con affetto, Francesco.